sentiate, scusate i vicini. Leggo, ok? Fratellino di Alba Stellata. Fratellino di Alba Stellata. Voi chiudete gli occhi e rilassatevi più che potete. Sola. Scusate i vicini che stanno urlando.
sai che l'avessi dimenticata, povera vecchia. Oh no, nonnina, non è davvero così. La colpa è del pupo. Quante faccende ho dovuto sbrigare per causa sua. Non ho potuto allontanarmi da casa neppure un momento. Vorrei che non fosse mai arrivato nella nostra capanna. E dicendo questo, Alba Stellata allungò una pedata ad alcune soffici pelli di coniglio che giacevano sul pavimento del Wikiup, sfogando su di loro il suo cattivo umore. Via, via, disse la nonna, non sono buoni sentimenti da parte di una sorellina per un bimbo piccino. Non ha deciso lui di venire nella casa del tuo babbo? È così piccolino che non può capire neppure che sei arrabbiata con lui. Però l'affetto lo capisce bene, sente la tenerezza e le cure. Oh sì, nonna, ne ha finché ne vuole, da tutti quelli che vengono a casa. Resta gelosia. Da quando è arrivato io sono molto infelice. Non ti pare che abbia ragione di esserlo, nonna? No, Alba Stellata, non è un sentimento giusto da tenere nel cuore e la nonna ora ti spiegherà come meglio le sarà possibile il perché. Quando tu nascesti, tuo padre rimase deluso che tu fossi una bimba. Aveva desiderato tanto un guerriero, ma poi ti volle molto bene come se tu fossi stata un ragazzo, perché tua madre gli fece notare che una figliola può diventare mamma di tanti guerrieri. Hai avuto tutto l'affetto, tutta la tenerezza e le cure dei tuoi genitori, e quanto può fare la vita dolce e felice. Quando tua madre attendeva il bambino, tu sei stata il suo grande aiuto. Con ragione ci fu molta eccitazione nel villaggio quando nacque il tuo fratellino, perché si trattava di un futuro guerriero. Tuo padre fu festeggiato perché aveva un figlio e una bella fanciulla. Scusate. Il tuo babbo, commosso, fu riconoscente al grande spirito che gli aveva mandato il bimbo e si recò sulle colline a rendergli grazie della benedizione riservata sulla sua casa. Al suo ritorno ci fu una grande allegrezza, proprio come il giorno della tua nascita. Poi ci sono state tante faccende, così come era avvenuto dopo la tua nascita. E allora, quando tu eri piccina, tua madre dovette fare da sé. Non ebbe l'aiuto di nessuno, mentre ora si appoggia su di te per essere aiutata ad allevare il tuo fratellino. Crescerà presto, vedrai, e un giorno ti sentirai molto fiera di essere sua sorella. Ma ora che è piccino, ha un grande bisogno del tuo amore e delle tue cure. Sì, ho capito, nonna, avevo parlato come una scioccherella, ma ora che so di aver sbagliato farò la pace col pupo. Che piacere per la tua nonna, come sono lieta di quello che dice la mia nipotina grande. Come sono, sì. Ma ora fai una bella corsa a casa dove la tua mamma può aver bisogno di te. Sì, nonna, ma prima devo preparare qualcosa. E Alba Stellata si mise a rovistare in un angolo del Wikiup della nonna. Vi raccolse alcune cosette, se le pose in grembo, rimase assorta e affaccendata gran tempo in un misterioso lavoro. Era trascorso quasi tutto il giorno quando si alzò, salutò la nonna e ritornò al suo Wikiup, dove trovò la mamma occupata a preparare la cena. Hai avuto una buona giornata con la nonna, bimba mia? Oh sì, mamma, una giornata bellissima, rispose Alba Stellata, badando di tenere le braccia dietro la schiena per nascondere quello che aveva in mano. Abbozzò una sorta di scusa e si precipitò nella capanna. Come di solito il fratellino dormiva, ben caldo, nella sua culla portatile sospesa alla parete, sopra la testina del bimbo, al grosso cappio che sosteneva la culla. Alba Stellata legò l'oggetto intorno a cui le sue manine erano state tanto affaccendate quel giorno. Un pupazzetto con un vestitino di pelle di daino. Vicino al bambolotto appese un piccolo arco con le frecce e un paio di minuscoli mocassini. In quel momento suo padre entrò. Guarda, babbo, che cosa ho preparato per il mio fratellino, perché un giorno sarà un grande guerriero. Quando si sveglierà e vedrà questo bambolotto con l'arco, crescerà più in fretta per imparare subito a correre e tirare le frecce e a comportarsi come un guerriero. La mamma aveva seguito il babbo nella capanna e Freccia Sicura fece cenno alla bimba di avvicinarsi. Si inginocchiò vicino a lei, le pose le mani sulle piccole spalle e disse: davvero, bimba mia, se non fosse destinato a diventare un grande guerriero, non sarebbe stato benedetto da una sorellina così brava e bella.